Oggi abbiamo approvato un importante provvedimento che proprio in questo momento di grande pandemia a causa del Covid va a interessare un'attività artigianale che come l'Istituto Superiore della Sanità ha riscontrato in forte ascesa, cioè quella del tatuaggio, del piercing, della dermopigmentazione. E quindi io voglio ringraziare e tutti i consiglieri regionali che hanno contribuito a che si portasse in porto questa legge. Ringrazio tutta la struttura, la struttura della formazione, del legislativo, ringrazio la mia collaboratrice, la dottoressa Maria Paola Lupo, e ringrazio i consiglieri, in specie Taglieri e Smargiassi, con cui abbiamo fatto un percorso unitario. È una legge che andrà a regolamentare qualcosa che c'era, ma effettivamente, come spesso succede in Italia, non è ben armonizzato, dove si lascia molto all'intraprendenza del singolo sindaco, della singola attività. È la prima legge strutturata a livello nazionale e da quello che, ecco, dalle notizie che ho in possesso, farà, ecco, questa legge sarà di apripista anche alle altre regioni a livello nazionale. Quindi mi auguro che sicuramente troverà un'ottima applicazione e darà maggior respiro e maggiore occasione di lavoro a tutti i professionisti del piercing e del tatuaggio.